Uno sguardo nuovo, diverso, capace di cogliere quello che il mondo impegnato e frettoloso non sa e non può vedere e che l'artista restituisce attraverso le sue opere d'arte. È quello che farà Aldo Spoldi, artista cremasco di fama internazionale, attualmente docente all'Accademia di Brera, con l'originale mostra Banca di Oklahoma, che aprirà i battenti sabato 23 aprile presso la Sala Gello del Museo Civico Cremasco. Saranno esposte le opere della ludica ma al tempo stesso reale Banca di Oklahoma, fondata da Aldo Spoldi nel 1988, che sa unire magicamente e creativamente arte e finanza. Una banca che ha battuto moneta coniando i Brunelli, con cui si sono acquistate opere di giovani artisti, fondato musei, prodotto automobili e biciclette da corsa, in collaborazione ad esempio con la ditta Bianchi, operato scalate finanziarie e infine progettato a tavolino la sua bancarotta. Dalle ceneri della Banca di Oklahoma prenderà vita l'Accademia dello Scivolo, altra avventura artistica che con i suoi personaggi virtuali realizza delle vere e proprie opere d'arte. Sì, sono prodotti finanziari che sono opere, cioè la Banca di Oklahoma realizza delle grandi opere sui suoi stessi documenti, lo statuto, le bolle di consegna che poi saranno in mostra, produce biciclette in collaborazione con la ditta Bianchi, produce automobili e quindi ad esempio ecco, le automobili sono un capitolo molto importante della Banca di Oklahoma, perché sembrano dei giocattoloni, però una di queste funziona e va a 180 km all'ora. Accanto alle opere della Banca di Oklahoma sarà esposta anche una selezione di opere di artisti di fama internazionale, acquistate interamente con i Brunelli della banca. Una mostra che offre uno sguardo disincantato sul mondo della finanza e della globalizzazione, inducendo a sorridere e a cogliere il lato umoristico e ridicolo nel suo rapporto con il sistema dell'arte e della creatività. Abbiamo indovinato in maniera comica e preceduto la finanza, che mi dà un enorme piacere. È piccolo, non sto parlando da imprenditore, sto parlando da artista. Cioè, credo che il lavoro artistico preceda la politica, la finanza e tutti quanti. Credo che la cosa premiante di un lavoro artistico sia lo sguardo. La mostra è curata da Loredana Parmesani, in arte Patrizia Gillo, e dura fino al 29 maggio.